seguirti, Signore, perché hai sedotto il mio cuore. Voglio obbedirti, Maestro, il tuo volere con gioia farò. Voglio seguirti, Signore. Innanzitutto, il bosco dell'Incoronata è un bosco di querce, e sono le roverelle in particolare, come questa che vedete qui. Questo è uno degli esemplari, forse tra i più piccoli, insomma, dentro ce ne sono di più grandi. È un bosco di querce a livello della pianura ed è praticamente l'unico in Europa. Vi volevo far vedere, mi sono fermato proprio qui per vedere un po' quella che è la foto aerea. La superficie boscata di querce è questa evidenziata in verde. Questa qui invece è quella degli eucaliptus, dove siamo noi adesso, con la strada principale in mezzo. Qui c'è il santuario, quindi nel versante nord scorre il torrente Cervaro. Adesso noi, andando avanti, passeremo dentro a un canale. Adesso è semplicemente un canale asciutto, però era il vecchio corso del Cervaro. Quindi a nord abbiamo il torrente Cervaro e poi tutto intorno ci sono i campi coltivati. Tenta di salvaguardare in particolare le sponde del Cervaro, dove praticamente si forma un corridoio naturale per gli animali e dove la natura si può sviluppare in maniera più selvaggia, perché quello è il tentativo di conservare la natura più naturale, insomma, della zona. Thank you.
dare qualche notizia, ve ne vorrei dare tante, ma insomma è un po' difficile in questa situazione perché siamo tanti. Però vi volevo far notare alcune cosette. Avete notato quando siamo arrivati lì all'incrocio, poi abbiamo girato da questa parte a destra, che di fronte a voi c'era più che altro erbetta, cioè non tanti alberi e cose. Allora, quella è la zona della radura. Quelle radure lì molto probabilmente si sono create quando nell'epoca della transumanza questa dell'incoronata era una postazione fissa dove si raccoglievano migliaia e migliaia di greggi, per cui i pastori dovevano in qualche modo costruire i loro attrezzi, riscaldarsi eccetera, e quindi piano piano diciamo hanno un po' disboscato. La stessa cosa per tutta la zona boscata che arrivava all'epoca, arrivava fino al subappennino, e lo comprendeva perché poi nel subappennino ritroviamo i boschi di querce, tant'è vero che questo bosco si è salvato diciamo in parte proprio perché c'è stato qualcuno, Federico II, che ci teneva, ci aveva la sua riserva di caccia. Ecco perché si è salvato, perché altrimenti con la città di Foggia vicino, che aveva bisogno di legna, cioè prima lo sappiamo tutti, ci si riscaldava solo così, per cui legna a tutta forza, questo bosco sarebbe stato distrutto, come tanti altri in pianura. Ora, detto questo, quella zona lì è caratteristica perché vi crescono le ferule, che adesso non so come farvele vedere perché non ne ho vista una sana, perché questo è il periodo in cui si sono seccate e stanno marcendo. In primavera cominceranno a crescere, in pieno inverno si vedono belle dritte, sono alte quanto un albero, e quelle venivano utilizzate dai pastori per costruire i sediolini, per costruire anche gli stazzi momentanei. Gli stazzi sono dei recinti, loro si portavano la rete, però poi i paletti li prendevano strada facendo, e quelle ferule sono abbastanza resistenti e molto leggere, per cui un materiale da costruzione adatto diciamo per le persone transumanti come erano i pastori all'epoca. Poi vi volevo far notare che qui adesso voi non vedete più gli eucaliptus che stavano prima lì nell'area da piccoli, ma vedete solo querce. Vicino alle strade vedete queste più piccoline, però ad esempio ce n'è un esemplare qui molto grande che orientativamente avrà 200-300 anni. Se troviamo qualche tronco un po' mezzo rotto eccetera, faccio vedere ai ragazzini come si contano gli anni degli alberi. Quelli italiani. Lo sapete tutti. Ma c'è sempre qualcuno che a vederlo. Io non lo so. Poi glieli fai contare a loro, vediamo se lo sanno. Allora. No, se lo sanno è meglio. Lo sanno è meglio. E quindi questa da qui diciamo inizia la zona con le querce, andando poi verso nord, che è di là, dove c'è il limite, in pratica, come vi ho detto prima, è il torrente di Uffazio. Adesso noi, andando da questa parte, arriviamo fin dove possiamo, perché a Pionte c'è il fango. Altrimenti potevamo arrivare diciamo fino sulla riva del fiume. Non sarà possibile. Non conviene neanche per i bambini che stanno. No, ma non conviene per tutti quanti, perché c'è il fango, è pericoloso, e ci inzaccheriamo. Ha fatto acqua a sé. Però sull'altra piantina che troveremo, come c'è questa qui, quelle sono delle piantine stilizzate, in cui dove c'è il rosso e quelle classiche, io sono qui per capire nell'ambito generale del bosco dove ci troviamo. Lì, queste altre che abbiamo messo sempre con questi progetti finanziati dalla comunità europea, nella speranza che la sensibilità, l'educazione ambientale di tutti quanti cresca piano piano. Avete potuto notare noi puliamo sempre, ma purtroppo c'è più gente che c'è. Vabbè, dopo questa la riproduzione e la stabilizzazione qui nella zona dei pipistrelli. I pipistrelli chiaramente sono utilissimi alla natura perché mangiano gli insetti e poi fanno parte comunque della biodiversità. Prima ce n'erano tantissimi che trovavano facilmente i luoghi per nidificare sotto le tegole dei tetti. Adesso, siccome i tetti non sono più con le tegole eccetera, o sono piatti o sono, no, comunque non ci stanno più quegli spazi
che l'uomo involontariamente creava, con l'aria condizionata, sono occupati da... sì. E quindi con, sempre con uno dei progetti che stiamo realizzando, adesso è questo, il progetto Life, abbiamo sistemato nel bosco, appese così alle, agli alberi, 500 di, queste, di questi nidi, di cui una 30-70 sono molto grossi. Quando camminiamo, adesso state attenti, li vedete, che sono enormi così, sono dei secchi grandissimi. Ma dentro stanno i pipistrelli? Sì, ci stanno. Adesso forse sono pochi perché ci vuole un po' di tempo per andare dentro. Ma quella devono... ogni famiglia va, ogni coppia di pipistrelli prende uno o no? Vanno... No, è indifferente. In questa qua ci possono andare uno, due coppie o tre coppie. Ma l'IMU lo pagano? In quella... No, loro no, lo pagano. Fortuna, no. Facciamo magari al comune. Prego. Quello che si chiama Bat Box. Bat Box, sì. Mentre quelle altre più grandi che vedremo si chiamano nursery, praticamente sono una multiproprietà, insomma, ci vanno più famiglie. Questa è una foto che è stata fatta proprio qui. Eccola. Questa. Te la vedete, prima pagina, proprio copertina. La copertina. Qua. Sulla copertina. Ok? Vorrei vedere una situazione che crea, per esempio, l'acqua, no? Al torrente non ci possiamo arrivare, chiamali, però chiamali. Una situazione del genere, e poi dopo ritorniamo di qua e ce ne torniamo. Quante di freccia, ciottoli, eccetera, e quelle sono state fatte da parecchi anni e reggono molto bene, solo che contro la violenza dell'acqua non si può fare niente. Per cui il torrente Cervaro, che è appunto un torrente, cioè con, non è un fiume dove l'acqua la troviamo sempre, dalle nostre parti nei torrenti l'acqua si trova soprattutto nel periodo autunno-invernale e alle volte è molto violenta, insomma, la piena di un torrente, forse anche più di quella di un fiume, che normalmente ha delle dimensioni più grandi, quindi la velocità è minore e così via. In questo caso il torrente che fa? Si è ricavato dei canali naturali dove sfoga questa sua acqua e nello stesso tempo però dà acqua a tutto il bosco, dalle umidità efficienti. In questo caso, che è successo qui? Voi avete visto che si vede la breccia, queste pietre diverse dagli altri ciottoli, che arrivano fino qua. Cioè in pratica l'acqua si è portata via tutta la strada con dei vortici, perché lì giù c'è il canale, dietro a quel tronco grosso c'è un canale che continua poi da quella parte. Mentre quando c'è stata acqua in abbondanza ha formato un vortice qui e si è mangiato tutto questo pezzo di strada. Noi l'abbiamo riparato diverse volte con appunto del materiale estremamente naturale, cioè dei tronchi grossi, radici di pini che si erano schiantati da soli naturalmente, li abbiamo recuperati e li abbiamo messi qui. L'acqua l'ha presa e se l'è portata. Voi vedete quel tronco quanto è grande? Quello sarà almeno un metro di diametro. Se l'è portato come se niente fosse. Quindi questa è l'ultima fatta a giugno, questa riparazione. Prossimamente vedremo che succede. Dovrebbe resistere però in questo caso. Adesso vi faccio vedere altri due passi più avanti. Dopodiché non possiamo andare oltre, lo vedrete da solo, perché c'è un altro punto un po' sottoposto dove si accumula l'acqua e quindi quando piove in pratica di là non si può passare. Abbiamo fatto un ponticello, ma insomma a piedi ci sporcheremmo un pochino.